Sono tutti dentro. Partiti dall'esterno, Twitzel Rockin insieme a Punta d'Aurona, Ramirez per linea interna e poi Gasquet in coda, Lovis in DR. Ricerca delle posizioni con Punta d'Aurona, che oggi prova ad agire nella insolita posizione d'avanguardia, avendo all'esterno Twitzel Rockin che tira molto questa fase iniziale, all'interno c'è Ramirez, poi Gasquet ed in coda Love is in the air a contatto. Punta d'Aurona galoppando a circa 5-6 metri dallo steccato verso il centro della pista in vantaggio, avendo all'esterno sempre Twitzel Rockin con la giubba verde, Punta d'Aurona che in rosa e nero, all'interno invece in bianco con i quadrati neri c'è invece Ramirez che ha di fuori in bianco con le rifiniture blu, Gasquet in coda, la giubba bianca, le maniche e il cap blu sono quelle di Love is in the air. Punta d'Aurona sempre in vantaggio con all'esterno Twitzel Rockin che inizia gradualmente a farsi sentire al lato della leader. Allora Punta d'Aurona che inizia ad accelerare gradualmente, all'interno c'è Ramirez, di fuori si prepara anche Gasquet che è pedinato da Love is in the air. Twitzel Rockin preme in maniera decisa al fianco di Punta d'Aurona, all'esterno allora si prepara Gasquet, al momento ben servito dal treno di corsa, all'interno c'è il comodo spazio anche per Ramirez, poi Love is in the air che prova ad avvicinarsi, 5 cavalli nello spazio di due lunghezze, qualcosina di più con i primi quattro che sono in diagonale dall'interno verso l'esterno, Ramirez, Punta d'Aurona, Twitzel, Rockin e Gasquet, Gasquet che assaggia anche la frusta di Luca Magnezzi che se la deve sudare allora con Ramirez che è in vantaggio, all'esterno Punta d'Aurona, poi Gasquet che per il momento fatica a trovare l'ingambata giusta, prova a farlo in questo momento, Luca Magnezzi con Gasquet che si prepara all'esterno di Punta d'Aurona, sta passando il favorito, Gasquet al 20% ha fatto soffrire più del dovuto la punta, Gasquet che vince però nettamente all'epilogo su Punta d'Aurona, Twitzel Rockin, Ramirez e Love is in the air. Al 20% ha chiuso al totalizzatore, Gasquet da netto favorito, giustamente alla fine all'epilogo, alla meglio sugli avversari, fatica come detto qualcosina più del previsto. Luca Magnezzi per Gianluca Verricelle, i colori al training